Ben ritrovati amici di Teleprima, ore 21:30, venerdì, prima Serie A. Eccoci qui con il nostro consueto appuntamento per un'altra settimana ricca di avvenimenti, non solo per il Napoli, ma per tutta la nostra Serie A. Si è recuperata finalmente Juventus-Napoli, che ahimè non ha sorriso assolutamente agli azzurri, ma ormai è già quasi vigilia del nuovo weekend di partite di Serie A, quindi parleremo di questo e molto altro. Prima di tutto, però, sigla. Eccoci qui dopo la nostra sigla, che a noi ovviamente piace tantissimo e ci piace anche lanciarla in questo modo. Prima di tutto, però, vi presento il parterre di questa sera, Giovanni Gaudiano, ben ritrovato. Buonasera Alessia, buonasera a tutti e ben trovata a te. E ben ritrovato anche a Francesco Ciao Vassura. Alessia, buonasera, direttore, buonasera, buonasera a Ciao. tutti i nostri telespettatori. Franci, ci sei piaciuto così tanto che ti abbiamo Sono rinvitato. commosso veramente, mi fa un sacco piacere, insomma, Ma parlare sei elegantissimo, veramente, sono stupita di dall'eleganza. calcio con voi è sempre un grandissimo piacere. Grazie mille, piacere tutto nostro ovviamente, un po' meno per il risultato della gara affrontata dal Napoli in questa settimana, recupero di una partita che ormai se ne è parlato veramente tantissimo, è stata rinviata più volte, si doveva giocare Francesco ad ottobre, invece siamo arrivati ad inizio aprile, finalmente questa gara si è disputata e ha avuto un verdetto particolare, una gara sicuramente particolare, non priva di polemiche, anche arbitrali, e che ha sorriso alla Juve. Sì, alla fine è una partita strana perché è una partita che si doveva giocare ad ottobre, poi spostata a marzo, infine il 7 di aprile, una partita comunque caratterizzata da tanti episodi. Alla fine ha prevalso la Juve, ma è la Juve la solita di quest'anno, quindi tanto da recriminare per il Napoli. Per fortuna c'è ancora tanto tempo per recuperare, per poter conquistare un posto Champions che, a mio avviso, vista la qualità della rosa, è l'obiettivo minimo degli azzurri. Una partita però che deve far riflettere il Napoli. Ne abbiamo parlato anche noi in redazione a microfoni spenti, anche alcune scelte di formazione che non ci sono molto piaciute. Alla fine ha vinto la Juve, migliore in campo a mio avviso Chiesa, che ha creato più di qualche grattacapo alla difesa azzurra, però come dicevo, una sconfitta che secondo me ci può anche stare, perché sono due squadre che stanno lottando praticamente per lo stesso obiettivo. Il Napoli ha perso, però la Champions è lì, il Napoli comunque è a più 11 rispetto alle stesse giornate della scorsa stagione. L'obiettivo Champions è lì, una sconfitta che ci può stare, forse la modalità come è arrivata non è piaciuta molto, però a mio avviso perdere con la Juve, insomma, è comprensibile. Sì, è più che comprensibile, anche perché ovviamente si è montata anche un po' troppo questa partita, nel senso decisiva, importante più che decisiva, poiché il campionato è ancora lungo. Certo che fa riflettere, Giovanni, comunque il solito atteggiamento del Napoli, soprattutto nel primo tempo, dove ha un po' prestato il fianco al gioco della Juve, complici magari qualche scelta di Gattuso un po' opinabile. Ma guarda, non parlerei delle scelte dell'allenatore, perché se noi ci fermiamo un attimo e pensiamo che stiamo per scendere in campo a Torino e leggiamo la formazione, ci sta quella formazione. Quindi non è che quello che forse non va bene è che poi bisogna correggerla. Nel momento in cui stai perdendo, hai qualche cosa, non aspettare tempo, non aspettare il 70esimo, al 46esimo, inizio del secondo tempo, correggi la formazione, getta nella mischia Osimhen, cambi un po' le carte. E questo, diciamo, comunque è un discorso opinabile perché non sappiamo mai che cosa, sarebbe successo se Certo, fosse certo. andata così. Il discorso però è che io credo che noi dobbiamo fare un ragionamento più a largo raggio. In realtà il Napoli che stiamo vedendo è sempre lo stesso.
Cioè, adesso sono rientrati i giocatori, la rosa è al completo, ma il Napoli è sempre lo stesso. Gli errori che si commettono sono invariabilmente sempre gli stessi. Le giocate, dimostrano che in mezzo al campo c'è una difficoltà, mi riferisco al centrocampo, e poi è chiaro che nel momento in cui ti manca, come è mancato mercoledì, un uomo come Mertens, che qualcuno ha sottovalutato quell'incidente a inizio partita, ma quell'incidente a inizio partita l'ha condizionato tantissimo, perché il giocatore avversario, penso fosse Betancourt, gli ha bloccato il piede e la caviglia ha fatto un movimento non normale, quindi credo che sia stato condizionato. Ciò nonostante, Mertens è stato l'unico che è riuscito con un paio di giocate nel primo tempo, lontano dalla porta, a dimostrare che quando si ha la qualità, certe cose si possono fare. Quindi io dicevo prima, il Napoli è sempre lo stesso. Ci siamo, non ci dobbiamo abbattere dopo questa sconfitta, Certo. come non ci dovevamo esaltare dopo le due vittorie fuori casa, perché quelle vittorie erano anche figlie di due squadre avversarie che avevano giocato il giovedì, che erano stanche, che avevano problemi di formazione e che quando poi si vince nessuno ricorda. Poi c'è stata la componente arbitrale a Torino, un arbitro che complessivamente ha fatto male perché c'era il rigore a favore della Juventus, c'era il rigore a favore del Napoli, forse ce n'era un altro, ma insomma un arbitro che ha fatto male e che se si è guardato bene, a un certo punto sull'episodio di Zielinski che dal VAR lo richiamavano, lui a un certo punto si è visto, si è girato per non farsi vedere, ma prima di girarsi si è visto che diceva che non voleva andare al Andare VAR. Quindi tutto questo combina in una situazione nella quale oggi noi abbiamo questi punti da recuperare, non sono tantissimi, sono teoricamente recuperabili, ci sono 9 partite, 9 partite rappresentano circa un quarto di campionato, quindi insomma non è poco. Il problema è capire, siccome avremo ancora un turno in fase settimanale, se questa squadra ogni volta che deve giocare 2 volte, 3 volte in una settimana ha questo tipo di atteggiamento. Io ritengo che il problema tecnico, la mancanza di quello che ci si aspettava forse da Gattuso, risiede nel fatto che non vedo la squadra sia nel primo che nel secondo tempo entrare in campo come una squadra che abbia una determinazione, una convinzione nei propri mezzi, troppi sorrisi, troppi abbracci, troppi. L'avversario, quando comincia la partita, è l'avversario. Poi non bisogna essere delle carogne, per amor di Dio, ma insomma, dopo la partita ci si abbraccia, ci si saluta, ma prima e durante la partita bisogna avere una concentrazione che io, anche in uomini importanti del Napoli, non vedo. E questo poi combacia con giocate sbagliate di poco, errori madornali in passaggi semplici. Mercoledì ha fatto una partita con molti errori Fabian Ruiz. Ma lo spagnolo perché ha sbagliato tanto? Perché è stato costretto a fare un gioco che non è proprio il suo e quindi ha sbagliato. Il problema è questo, cioè noi abbiamo una squadra che sostanzialmente ha delle incompletezze e questo ha ragione Francesco quando dice abbiamo 11 punti in più e questo la dice lunga, perché questa è una squadra che evidentemente effettivamente avrebbe potuto fare molto molto di più. Ora speriamo che in queste 9 partite si riesca a mantenere un atteggiamento determinato, si riescano a fare i punti che servono per sopravanzare una di quelle che è davanti. Ma attenzione, io anche la Juventus non la vedo così tranquilla di rientrare nelle prime 4 posizioni. Certo, se viene aiutata, come abbiamo fatto noi, non parlo degli arbitri, Sì, come sì, abbiamo sì. La fatto noi, concedendole un facilità primo nel tempo, segnare, 23 insomma. minuti più, ma se no la Juventus la vedo che potrebbe anche non rientrare, perché poi si è detto adesso che la Juventus è fortissima, che Dybala è quello che è, ma settimana fa stavano a cantare tutto il De Profundis a Pirlo,
alla dirigenza e tutto, insomma. Ecco, proprio su questo, Francesco, ne abbiamo parlato anche martedì, una reazione un po' dovuta anche ovviamente in casa Juve, che sicuramente non è arrivata nel migliore dei modi a questa partita. Il Napoli comunque aveva un ambiente più sereno, possiamo dire anche idilliaco in questo momento, settimana tipo, ha recuperato tanti infortunati. Invece da Torino la panchina di Pirlo, che scottava e se ne parlava tantissimo, ora che sia situazione più o meno reale, con le questioni disciplinari, con i risultati che non arrivavano, prestazioni ovviamente molto al di sotto delle aspettative, e questa Europa che sembrava lì lì per poter fuggire via. Una situazione difficile quella che ha vissuto la Juventus nell'ultimo periodo, non ultimo la cena barra festa barra insomma palese violazione delle normative anticontagio che ha visto coinvolti tre giocatori, si vocifera che ce ne fossero anche degli altri, comunque McKennie, Arthur e Dybala, che sono stati, a mio avviso, ne abbiamo parlato anche a Sport, sì, 91 Live, giustamente sanzionati. La Juventus, io credo che a inizio anno abbia fatto una scelta mandando un discreto allenatore per loro come Maurizio Sarri, prendendo un completo esordiente che ha comunque vinto un trofeo. Certo, c'è arrivato perché Sarri ha vinto il campionato e quindi la Supercoppa l'ha vinta in una partita secca, però, certo, come dire, ha referto, come si dice nel basket, c'è un trofeo. La situazione è difficile. Per la Juventus non andare in Champions League è un problema molto serio da un punto di vista economico, perché naturalmente ci sono introiti pesanti. Come dicevi giustamente, si parlava di fare il funerale, Pirlo, Dybala, una situazione difficile. Dybala è un grandissimo giocatore, io investirei tutti i soldi che non ho da presidente di nessuna squadra che possiedo per un giocatore come lui, perché è un giocatore che quando è in forma è un giocatore davvero, davvero straordinario. Però adesso la realtà della Juventus è questa, cioè accettare che questa stagione si può, il massimo obiettivo, sebbene la matematica ancora non lo confermi, è arrivare in Champions League, fare tutte le valutazioni del caso al termine dell'anno di allenatori innanzitutto e di giocatori, e parto anzitutto da Cristiano Ronaldo, che comunque è un giocatore che sta segnando tanto, 25 in campionato, però si puntava ad altro, e stabilire un po' quello che deve essere il futuro. A grosse linee un po' quello che deve fare anche il Napoli. È verissimo, infatti poi la Juve senza Champions potrebbe avere anche grandi difficoltà poi a mantenere dei giocatori, esatto, come lo stesso Cristiano Ronaldo, ovviamente a prescindere dalla voglia di proseguire insieme l'avventura in bianconero. Resto sempre su Francesco e ti volevo fare anche un'altra domanda, visto che ne abbiamo parlato poco fa, sui singoli. Abbiamo detto che nella ripresa comunque Gattuso qualcosa ha cambiato, forse in maniera un po' più attendista come altri solito, però una volta che è entrato in gara Osimhen ha fatto vedere cose molto molto positive, anche diverse rispetto a quello che avevamo visto nelle scorse partite, un Osimhen più focalizzato che ha saputo gestirsi anche, sì, meglio. A me Osimhen piace in queste partite perché è qui che deve dimostrare, infatti ne avevamo parlato anche in redazione, credo che sia stata una delle migliori partite paradossalmente, sia pur senza gol, senza assist, ha comunque guadagnato un rigore, è entrato con quella grinta giusta e forse anche con quella mentalità che in più di un'occasione gli è mancata, sempre esuberante, bello a mio avviso anche qualche scambio che c'è stato con Chiellini, insomma ha voglia di fare, si vede che è giovane, energico e l'avversario lo stimola, credo che qualsiasi giocatore insomma sarebbe stimolato da affrontare la Juventus. Il suo ingresso è positivo, può darsi che adesso ci sarà una chance dal primo minuto contro la Sampdoria. È un giocatore che può far bene, questa stagione deve essere come un po' quella di Pirlo, una stagione di prova, non va assolutamente giudicato per questi primi insomma, mesi che ha passato all'ombra del Vesuvio, per un cartellino importante, l'acquisto più costoso, certo, della storia del Napoli. A mio avviso ha fatto bene, mi auguro personalmente per lui che possa essere di buon auspicio già dalle prossime partite, proprio perché, come diceva il direttore, ci sono 9 partite e c'è bisogno dell'apporto di tutta la rosa. Tanti punti ancora in palio, direttore, invece ti volevo chiedere di Meret, che ha giocato titolare e secondo me ha ricevuto anche troppe critiche da parte dei tifosi in questi giorni. Ha ricevuto critiche, ma insomma ha preso più gol che era impossibile parare. E non, è vero, dopo non ci sono state delle grandi parate, perché volevo completare il discorso che avevo fatto prima. Parlando con molte persone, anche esperte, anche
diciamo, che sono state nel calcio a livello dirigenziale anche a Napoli. Parlavamo di questa partita, tutti abbiamo detto però è stata una bella partita perché hanno giocato una partita vera, ed è vero. Io purtroppo però non riesco ad abbandonare un concetto. Per me non è una bella partita quella in cui io mi giro in area in mezzo a 5 avversari e faccio gol. Perché se, questo è il gol di Ronaldo, sto descrivendo, no? Cioè lasciare Ronaldo solo in area, a centro dell'area, a livello del dischetto di gol, da solo, io non credo che questo significa aver giocato una buona partita. Perché, poi ripeto, in 5, cioè non uno contro uno, in 5. La stessa cosa è accaduta anche sul gol di Dybala, perché Dybala ha fatto una conversione, si è aggiustato la palla. Faccio presente che più volte sia Politano che Ruiz hanno cercato di fare la stessa cosa che ha fatto Dybala. Puntualmente sono stati chiusi e il tiro è stato rimpallato. Allora, questo che cosa vuol dire? Che in quelle due occasioni il Napoli non è stato pronto, non era sulla palla, non era, gli è mancato, alla difesa è mancato un tempo di gioco, che è fondamentale. Ecco perché io non riesco a qualificare quella partita come una buona partita. Certo, se guardiamo il secondo tempo, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente segnare due reti. Forse anche nel primo tempo abbiamo avuto una o due palle gol clamorose. Ma potevamo effettivamente pareggiare la partita e oggi staremo parlando di tutt'altra storia, perché saremmo rimasti a pari punti e tutte queste belle chiacchiere qua. Ma guardiamo la prestazione nel totale. Cioè, io faccio un altro nome, ma è giustificabile l'atteggiamento di Koulibaly? Io non lo so, un giocatore che rientra, peraltro non avendo giocato, per una squalifica, quindi fresco, io l'ho visto male. Cioè, non mi sembra il giocatore che abbiamo ammirato, apprezzato e che ogni volta che si è parlato della possibile andata via sul mercato ci siamo tutti quanti detti: come facciamo? Dopo chi si prende? Oggi tutto sommato io dico che se c'è un'offerta importante Koulibaly deve andare via, perché credo che non abbia più stimoli adeguati a quello che noi ci aspettiamo. Cioè, lo vedo non pienamente in gara, in partita. Poi, se c'è qualche altra cosa che dall'esterno non trapela, anche perché siamo in un regime di silenzio stampa che, tra virgolette, definirei abbastanza ridicolo, quindi non sappiamo se c'è qualche altra cosa. Mi auguro di no, ma quello che vorrei, diciamo, sottolineare è che il Napoli alla fine ha giocato una partita con moltissimi errori, troppi errori, e non si possono concedere questi errori neanche a questa Juventus, che dal mio punto di vista è poca cosa, perché Pirlo ha risolto la partita con due giocate di due giocatori che tutti vorremmo avere e che in qualsiasi squadra potrebbero risolvere una partita. Quindi non abbiamo visto questo gran gioco della Juventus. Su Koulibaly io vedo proprio una confusione tattica, perché soprattutto nei primi 15-20 minuti del primo tempo sembrava tanto un libero cavallo pazzo, bypassando costantemente il centrocampo. Abbiamo visto andare in attacco. Sì, insomma, persino in attacco, impostare. Quindi a quel punto mi chiedo, ovviamente è una scelta precisa, noi non vediamo gli allenamenti, non possiamo vederli, quindi non possiamo darci questo tipo di risposta, però mi sembra tanto che agisca da libero cavallo impazzito, bypassando persino il centrocampo, mettendolo in difficoltà, cercando di impostare, il piede tecnico non ce l'ha, quindi ovviamente i risultati sono molto discutibili. Ma poi non solo, perché lui l'abbiamo visto in attacco, poi avendo Rahmani che ha giocato poche partite, lasciandolo solo, avendo il problema di, perché come ho detto prima, a ragion veduta, avendo Chiesa, la Juventus che avrebbe schierato Chiesa, il nostro allenatore ha pensato di mettere Isai per controbattere questa posizione, a parte il fatto che poi Chiesa li ha un po' imbriacati perché cambiava fascia in alcune occasioni, per cui, ma Isai era insufficiente,
dal punto di vista velocistico, cioè Chiesa è molto più veloce. Per cui Koulibaly era proprio la partita nella quale non doveva proprio muoversi dalla difesa per poter diciamo, coprire l'eventuale difficoltà del compagno. Invece è capitato proprio il contrario. Ovviamente, come dicevi tu, noi non sappiamo, non vediamo gli allenamenti, non sappiamo come è stata preparata la partita, ma al di là di questo, di come si prepara la partita, di come l'allenatore può incidere, poi i giocatori hanno tanta di quell'esperienza, questi qui, per cui non sarebbe neanche il caso di parlarne di queste cose. Dopo 3 minuti, 4 minuti di gioco ti rendi conto dove può esserci il pericolo. Certo. E quindi un giocatore esperto come Koulibaly sa già cosa deve fare per evitare, cioè per limitare. E qui poi uno è costretto dai ragionamenti a tirare delle somme e, come dicevo prima, dice: allora, se a un certo punto questo connubio, questo matrimonio, insomma, è arrivato al capolinea, meglio scenderlo, perché non va bene così. Cioè, è un giocatore sul quale si credeva tantissimo. Quest'anno poteva essere determinante, molto determinante, nell'economia della classifica, dei punti raccolti dal Napoli. E invece, se andiamo vedendo, le cose non sono andate così. Ma ripeto, io sono veramente allarmato per quello che è successo sul primo gol. D'altra parte, se pensiamo che questa squadra, orfana di Koulibaly, aveva preso 3 gol dal Crotone, qualche cosa ci aveva detto quella partita. E quindi qui poi dobbiamo tornare al discorso tecnico e pensare che l'allenatore non guarda tutto, evidentemente. Mi sembra strano, ma devo pensare che non i campanelli d'allarme non li veda tutti. Adesso ho sentito parlare stamattina, adesso bisogna vedere, rimettere a posto la difesa, perché in 2 partite si sono presi 5 gol. Ma perché prima no? Infatti, cioè, problema di sempre, insomma. Cioè, tranne l'inizio campionato, però ovviamente sì, i blackout ci sono stati. Abbiamo avuto una fase nella quale eravamo un'altra volta riusciti, però poi periodicamente abbiamo queste larghezze che fanno sì che vanno a rete. Ripeto, se si guardano i filmati si vedrà distintamente che mentre Ruiz, che ha tentato più volte di liberare il suo sinistro, ci è riuscito solo una volta, è andato insomma un po' fuori, Politano lo stesso, sono stati contratti più volte, loro invece 2 o 3 volte sono riusciti, anche Cuadrado si è liberato un paio di volte al tiro, ma soprattutto se si va a liberare Dybala non puoi concedergli di aggiustare il tiro sul sinistro in quel modo. È un suicidio, assolutamente. Parlando di allenatori, ovviamente è felice per la vittoria Andrea Pirlo. Andiamo ad ascoltare un estratto della conferenza stampa. Importante per la classifica e anche per riportare un po' di autostima all'interno della squadra, dei giocatori, dopo qualche punto e qualche partita non brillantissima. Ho bisogno di riprendere la marcia in uno scontro diretto contro il Napoli, che veniva da parecchi risultati positivi, quindi dovevamo fare questo tipo di partita e avevamo bisogno di fare proprio questo tipo di risultato. Avevamo preparato questo tipo di gara con 2 esterni alti offensivi che erano Chiesa e Cuadrado, per tenere bloccati la spinta dei loro terzini, avendo un terzino come Danilo che andava poi a formare un terzetto in mezzo al campo con Cuadrado e con Bentancur e Rabiot. Quindi abbiamo preparato questo tipo di gara sapendo che loro sono una squadra che spingono molto con gli esterni bassi, quindi tenendo 2 giocatori larghi, bravi nell'uno contro uno, avrebbero rinunciato a fare questa gara. Quindi è stata una gara preparata e alla fine penso sia andata abbastanza bene. Dybala non l'abbiamo mai avuto, è stato a disposizione solo per poche partite, quindi penso che un giocatore come lui possa fare la differenza in tante squadre. Ci siamo persi tanti punti tra Benevento e questa partita, non solo col Benevento, abbiamo lasciato per strada troppe occasioni che ci hanno portato poi a avere questo distacco dalla capolista.
quando hai questo tipo di atteggiamento, quando ti sacrifichi, quando lavori in 11 per tutta la partita, poi hai grande giovamento per il risultato finale. Oggi ci siamo sacrificati tutti, anche Cristiano è rientrato molto in tante occasioni, dove magari era fuori posizione qualcuno, lui è stato bravissimo a rientrare. Quando hai questo tipo di atteggiamento, poi le partite riesci a comandarle meglio. Stasera ha fatto un'ottima partita, ha sbagliato pochissimo e quindi quella è la cosa più importante, perché ultimamente magari dopo la partita di Porto soprattutto ha perso un po' di sicurezza, mentre stasera non ha sbagliato quasi mai, quindi è sempre stato nella posizione giusta, ha recuperato tanti palloni e li ha sempre giocati con grande lucidità. Quindi è questo che voglio da Rodrigo, e stasera l'ha fatto veramente bene. Siccome c'era stata qualche critica nei confronti di Tech dopo l'ultima partita, quindi ieri vi ho detto che avrebbe giocato lui tenendo in panchina Gigi, però io avevo già parlato con il ragazzo, lui era già stanco quando era rientrato dalla nazionale, perché aveva fatto 3 partite di fila, quindi aveva bisogno di staccare con la testa e di riprendere energia. Quindi avevo già in testa di far giocare Gigi, però Tech rimane il titolare della Juventus. Stasera c'è stata grande energia, grande intensità, perché è quello che abbiamo bisogno, è quello che vogliamo, lo vogliamo tutti, lo voglio io, lo vogliono i giocatori, quindi quando lo facciamo bene, riusciamo a portare a casa i 3 punti. Sì, un po' di dispiacere, sì, però è capitato, non possiamo più tornare indietro. Lo spirito della Juventus è questo, l'ha dimostrato in tante partite. Quando hai questo tipo di spirito, quando ti sacrifichi l'uno per l'altro, riesci ad avere un'energia totale da poter rendere al meglio. Oggi abbiamo corso bene tutti, abbiamo giocato veloce a 2 tocchi, trovando davanti una squadra molto forte, molto tecnica, che aveva dei risultati positivi sulle spalle, quindi aveva un atteggiamento molto proiettato magari anche a venirci a prendere alti. Invece noi siamo stati tranquilli anche in fase di impostazione, abbiamo cercato di attirarli per poter giocare poi tra linee, avendo sempre 2 giocatori in ampiezza per sfruttare poi l'uno contro uno. Ho sempre avvertito la fiducia dei giocatori, poi a volte capita di poter far bene e a volte male, però questo tipo di energia nei loro confronti l'ho sempre avvertita. Normale che può capitare facendo così tante partite come quest'anno, avendo avuto un sacco di problemi, di avere qualche partita non al nostro livello. Non doveva capitare, però purtroppo quest'anno è stata così, quindi su questo punto di vista non ho mai avuto nessun dubbio. Dobbiamo continuare con la stessa energia, con la stessa filosofia che ci può portare solo a fare il risultato. Normale, un po' di sofferenza ci sta. Loro hanno messo tanti attaccanti, hanno portato tanti giocatori in fase offensiva, però un po' di sofferenza per portare a casa le partite ci può fare anche bene. Francesco, abbiamo ascoltato le parole di Andrea Pirlo, ovviamente molto più rilassato dopo la vittoria della Juve. Questa Juve vista anche ovviamente contro il Napoli, dove può realmente arrivare? Se vuoi in posizione, la prima è scontata, quindi no, ti posso dire che la Juve può arrivare terza, Ce lo segniamo, come sempre. perché sì, abbiamo sempre l'ausilio delle nostre telecamere che comunque segnano tutto. Il Milan non credo farà altri passi falsi, dubbio tra Juve e Atalanta, però naturalmente io credo che la Juventus abbia queste vittorie, possono aiutare molto la stagione. Abbiamo sentito anche Pirlo in conferenza stampa, adesso un po' più tranquillo. Era una vittoria che serviva proprio, come diciamo prima, per il morale, per far ripartire un po' la squadra. Secondo me la Juventus può tentare, indubbiamente come si diceva prima, non si può evitare, come dire, la Champions, sarebbe un fallimento clamoroso. Ritorno alla domanda, dico terzo posto. La settimana scorsa avevo detto che sognavo 2 sconfitte per vedere che succedeva. Se il Napoli avesse pareggiato, e c'erano i presupposti, sarebbero stati 2 pareggi, il derby e il Napoli. Cosa sarebbe successo secondo voi? Pirlo era tranquillo, sarebbe stato tutto sereno. Cioè, il discorso è questo qua. La Juventus è un fallimento
colossale. A prescindere. A prescindere, diciamo. Perché la Juventus, se oggi noi diciamo che arriverà terza, quarta, ma anche seconda, a 10, 11, 14 punti dall'Inter, ha fallito totalmente, come ha fallito in maniera minore anche il Napoli, perché certo. Il Napoli ha una rosa che, fatta eccezione, Inter e Juventus, avrebbe dovuto tranquillamente collocarsi tra il terzo e il quarto posto, ma in tranquillità. Assolutamente d'accordo. Noi intanto ci fermiamo per un attimo di pubblicità e ritorniamo perché dobbiamo parlare della prossima giornata di Serie A. Tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona Asi, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui per parlare del campionato e soprattutto del percorso del Napoli. Abbiamo anche un'intervista da proporvi, infatti subito proiettato anche per il prossimo turno. Abbiamo ascoltato il collega Marco Buonomo. Ciao Marco, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao Alessia, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli spettatori di Teleprima, grazie per l'invito. Marco, allora iniziamo subito dall'argomento principe della settimana, Juve-Napoli, questa partita che finalmente possiamo dire si è giocata dopo tante polemiche, tanti rinvii già dallo scorso ottobre, ormai il campionato stava per finire, quindi è stato importantissimo in primis recuperare questa partita. Ovviamente la partita a sorriso e bianconeri, una tua analisi di ciò che è successo? Sì, insomma, prima o poi si doveva giocare, ecco, chiaramente ci aspettavamo un esito diverso. Secondo me la partita ha evidenziato due aspetti molto importanti, che sono uno da un punto di vista proprio tattico e uno da un punto di vista, diciamo così, mentale, se così lo vogliamo chiamare. Purtroppo abbiamo visto un Napoli che, nonostante venisse da un filotto positivo molto importante, comunque ha sempre questo storico difetto di non riuscire mai a gettare il cuore oltre l'ostacolo quando si tratta di alzare un po' l'asticella del proprio campionato, delle proprie ambizioni. Purtroppo abbiamo visto che è stato così anche in Europa League, che è stata una grossa delusione, e ahimè è stato così anche a Torino. Non siamo riusciti effettivamente a rientrare in partita, anche se poi ci sono stati alcuni episodi da un punto di vista del giudizio arbitrale sui quali si potrebbe fare qualche discussione. E sul piano tattico, secondo me il Napoli in partite come queste finisce per peccare un po' di ingenuità, perché faccio un esempio: contro una difesa che è abituata a giocare molto lontano dalla propria porta, come quella della Juve, che ama stare molto in alto, mi sarei aspettato di vedere Osimhen dal primo minuto, perché è lui che ha questa caratteristica di attaccare un po' la profondità, lo spazio che c'è tra la linea di difesa e l'area avversaria, anziché Mertens, che invece è uno per caratteristiche è portato più a venire a giocare all'interno
del campo. E poi la Juve che ha giocato con questo 4-4-2 classico, con due ali molto offensive, che ci ha messo in difficoltà perché ci hanno impedito fondamentalmente di sviluppare il gioco sulle corsie esterne. Quindi questi due credo che siano stati gli aspetti tecnici più importanti all'interno della gara. Comunque nulla è perduto, insomma, il Napoli ancora delle partite importanti, punti importanti da giocare per l'obiettivo finale, che è la qualificazione alla prossima Champions. Assolutamente sì, tutto ancora più che aperto. Diciamo che un po' nella settimana antecedente alla partita, sicuramente la squadra che ha vissuto più polemiche e l'ambiente, un clima meno idilliaco è stata proprio la Juve, che veniva non solo da risultati e prestazioni sicuramente negative, ma anche da tutte le polemiche, anche disciplinari, legate appunto al comportamento di alcuni suoi giocatori, la panchina di Pirlo che davvero era in super bilico. Invece un clima un po' più sereno in casa Napoli, con questo filotto comunque di risultati positivi. Quindi un po' la situazione poi si è capovolta, come spesso succede in campo, però possiamo dire che il Napoli ha prestato un po' il fianco anche al gioco della Juve, come hai detto tu sapientemente, soprattutto nel primo tempo, anche perché poi nel secondo tempo, grazie anche ai cambi di Gattuso, si è vista un'altra partita e si è visto comunque un altro Napoli. Sì, Napoli nel secondo tempo è stato sicuramente più in partita, più propositivo, anche se purtroppo quando è entrato Dybala io ero certo che al primo pallone toccato avrebbe comunque creato un pericolo, perché purtroppo abbiamo anche questa difficoltà nel, come dire, nel prendere le contromisure contro quel tipo di giocatore, e tendiamo a essere ancora troppo passivi nel leggere alcune situazioni di gioco. Anche il primo, cioè in realtà già dopo un minuto e mezzo si erano visti già presagi, come dire, oscuri, con quel colpo di testa fallito da 3 metri praticamente da Cristiano Ronaldo, perché c'è stata questa sovrapposizione veloce sulla destra, il terzino preso in uno contro due. Nel secondo tempo il Napoli comunque sicuramente ha fatto una partita migliore, poi non è riuscita a creare vere e proprie occasioni proprio per andare in porta. Alla fine c'è stato l'episodio del rigore, alla fine c'è stato un rigore negato a Zielinski, che onestamente, no, probabilmente in sala VAR stavano vedendo il prepartita della Champions League, perché quello è Sembrava un rigore. netto. Allora, quello è un rigore che non riesco a capire come si faccia a non dare, con l'ausilio anche di uno strumento che permette di, in teoria, di correggere degli evidenti errori. Se non è evidente errore quello, insomma. Poi si è detto pure che c'era quel rigore anche per la Juve nel primo tempo, con un intervento abbastanza scellerato di Lozano. In quel caso, io rivedendo l'azione, mi sembra che poi lì ci sia Morata in una posizione di fuorigioco, quindi forse al VAR è stato visto quello. Però certo, il rigore non dato al Napoli sa molto di compensazione, e sono delle dinamiche che a me non piacciono. Cioè, penso che si dice spesso che il campionato italiano adesso non ha grande qualità, non è in grado di attirare un certo tipo di spettacolo. Io penserei a rendere il campionato italiano intanto credibile da questo punto di vista. Poi con la qualità si può sempre migliorare. Parlando della questione ambientale, che era quello con cui avevi esordito tu, sicuramente lì, come dire, ai punti, l'ago della bilancia era tutta la parte del Napoli. Anche se c'è questo silenzio stampa che arriverà ormai a oltranza, diciamo, fino a fine campionato, in casa Juventus si erano viste comunque delle situazioni un po' di criticità, e che comunque la qualificazione alla Champions è importante per la Juve quanto per il Napoli, quest'anno. Comunque io non credo, onestamente, che la panchina poi di Pirlo sia stata effettivamente così a rischio, addirittura da giustificare un esonero a campionato in corso. Insomma, comunque la Juve tra le squadre di vertice è quella che ha cambiato di più, e ha cambiato tanto. Quindi, secondo me, anche, insomma, a Torino avevano messo in preventivo che ci sarebbe stato qualche incidente di percorso. Probabilmente sono molto più delusi dall'uscita in Champions League contro il Porto che non a ritrovarsi a lottare per il terzo, quarto, quinto posto, insomma, quest'anno. E poi per il Napoli ormai i giocatori sono quelli, l'allenatore è quello, dovremmo aspettare il finale di stagione per tirare un po' le somme, ecco. C'è da attendere ancora un altro po'. Ti volevo fare una domanda ancora sulla partita, prima di parlare anche del futuro e soprattutto su Osimhen. Ne hai parlato
Poco fa, prima, un approccio alla gara nel secondo tempo sicuramente diverso rispetto alle gare precedenti. Ha avuto anche parecchie critiche, in particolar modo da parte dei tifosi che nelle ultime partite lo hanno visto molto nervoso, secondo me troppo voglioso di fare. Quindi sicuramente ha da gestire, dalla sua ovviamente anche la giovane età, un po' tutte le sue emozioni più che pressioni. Però l'abbiamo visto sicuramente molto più focalizzato nella gara contro la Juve, quindi un impatto molto molto diverso, ma anche molto positivo. Sì, ma sai, a 22 anni quanti ne ha Osimhen? Alla fine si cresce di partita in partita, fondamentalmente. Lui più gioca e più può entrare in una certa dimensione che chiaramente quando è arrivato a Napoli ancora non gli apparteneva. E comunque il campionato italiano da questo punto di vista è un campionato molto provante, insomma, soprattutto per gli attaccanti. Insomma, adesso c'è un po' questa moda che vorrebbe un po' svecchiare il calcio italiano da quella mentalità, insomma, un po' della marcatura stretta. Però vediamo che in Serie A ancora giocano difensori che sono molto forti in marcatura, e quindi per un attaccante è un bel banco di prova, insomma, la Serie A. Poi è un giocatore che è ancora molto molto istintivo in quello che fa, il che per un attaccante probabilmente non è un male, però chiaramente deve sviluppare ancora quel senso un po' del gioco, un po' quel senso tattico, quella capacità di prendere la decisione giusta, di leggere bene i momenti della partita. Questo lo può fare solamente giocando. Purtroppo quest'anno è stato molto sfortunato, ha avuto una lunga assenza che ne ha sicuramente pregiudicato il percorso. Insomma, quest'anno poteva essere anche più positivo di quanto è già stato. Però onestamente, per essere un attaccante che è arrivato in Italia al primo anno, gioca comunque in una piazza che vuole comunque una certa competitività della squadra, quindi mi sembra che tutto sommato abbia fatto bene. Comunque, quando è in partita, il Napoli lì davanti riesce sempre a rendersi pericoloso. Questo è poco ma sicuro, a prescindere da chi gli gioca intorno. Ecco, questo mi sembra una caratteristica importante da non sottovalutare. È verissimo, parliamo anche di futuro, anche perché è molto vicino, zona Champions più che aperta, quindi la lotta per un piazzamento d'Europa ovviamente include anche il Napoli, perché il gap resta comunque molto corto e alle porte c'è la partita contro la Samp, altra gara assolutamente da non sottovalutare. Sì, allora io penso che al di là del fatto che comunque fa sempre male, insomma, perdere contro una acerrima rivale come la Juventus, è normale che sia così. Comunque questa sconfitta in realtà non è così decisiva come potrebbe esserlo perdere punti nelle prossime 3 partite. Cioè, secondo Sì. me questo mese di aprile sarà effettivamente quello decisivo, perché avremo la Samp, gara da non sottovalutare, una squadra molto tosta con un allenatore che è insomma, un vecchio lupo molto navigato della Serie A, uno che veramente ne sa di calcio, Ranieri, una vecchia volpe, gara veramente insidiosa quella di Genova. E poi avremo Inter e Lazio, entrambe in casa, anche se insomma nel calcio Covid il fattore casa e trasferta è, Relativo, diciamo, diciamo. sì, è più relativo sicuramente di quando si gioca in delle condizioni di normalità. Però avremo 3 partite molto 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 importanti, anche perché poi il calendario del Napoli di lì in avanti andrà un po' in discesa, perché oggettivamente le gare del Napoli nel finale di campionato sono tutte alla portata del Napoli sulla carta. Parliamo sempre di un discorso sulla carta, quindi se ci sono dei punti da non lasciare per strada sono quelli nel finale di stagione. Quindi queste 3 gare saranno importanti, perché il margine che avremo in positivo, si spera, o in negativo, sarà poi decisivo ai fini del piazzamento finale, fermo restando che le altre squadre lì su non perdano altri punti per strada. Insomma, abbiamo comunque delle rivali tutte molto agguerrite per quelle posizioni di classifica. L'Atalanta va praticamente col pilota automatico. C'è il Milan che ultimamente sembra avere perso qualche certezza, però è una squadra comunque attrezzata per stare lì Molto. dove è. E dietro abbiamo la Lazio,
in misura minore anche la Roma, che però comunque sono lì e non aspettano altro che noi perdiamo punti, insomma. Scudetto invece ormai verso l'Inter è definitivo? Allora l'Inter, sì, allora l'Inter è quella che ha fatto fondamentalmente di più per poter vincere questo scudetto su tanti aspetti, e effettivamente è quella che poi alla fine lo meriterà, perché è la squadra che è stata allestita per raggiungere quell'obiettivo lì. Lo farà, diciamo, poi nelle coppe avrebbe potuto fare meglio, ma l'obiettivo in casa nerazzurra è sicuramente raggiunto. È una squadra che comunque per come è strutturata a me piace molto. Io onestamente faccio, insomma, un po', come dire, esco un po' allo scoperto. A me il gioco vecchia scuola, un po' all'italiana, è quello che piace di più. Insomma, poi quando vedo una squadra come che va a Sassuolo e vince col 30% del possesso palla, capisci che si può ancora puntare su una squadra che sia in primo luogo compatta dietro e che poi sappia colpire in contropiede con i suoi interpreti. L'Inter lo fa benissimo e è una squadra che è capace anche di mettere pressione agli avversari quando serve. È la squadra in questo momento più completa, più attrezzata per vincere il campionato, e penso che in questo momento possa solo perderlo l'Inter, ecco, lo scudetto. Anche perché Marco, poi per vincere qualcosa, quindi parliamo di trofei, scudetti, qualsiasi cosa, alla fine serve l'efficacia, non solo il bel gioco come molti millantano, diciamo. Il bel gioco ovviamente fa piacere al tifoso, però serve anche la concretezza nei risultati. Guarda, io penso che giocare bene e poi vincere si può fare quando hai una squadra che ha un livello tecnico comunque vicino a quello di una squadra di elite. È chiaro che Sì. se adesso vai al Bayern Monaco e pretendi di giocare tutti dietro e contropiede, non serve, nel senso, però in tante altre situazioni fare di necessità virtù probabilmente è la prima caratteristica che poi ti serve per avere quella solidità che poi ti fa esprimere meglio anche poi quando attacchi. Secondo me, tutte le squadre che vogliono avere un progetto competitivo ambizioso non possono prescindere da avere delle certezze lì, insomma, dove sono le fondamenta della squadra, insomma, fra la difesa e il portiere, fondamentalmente. In questo senso sono d'accordo con l'analisi che facevi prima. Grazie mille Marco, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie dell'invito e un saluto a tutti voi e a tutti gli spettatori. Grazie ancora. Bene, un'analisi molto molto lucida, quella di Marco che ci proietta subito per la prossima giornata di campionato, prima di leggerla ovviamente, divertirci come sempre con i nostri pronostici che sono il nostro momento positivo. Francesco, abbiamo una Sampdoria-Napoli che spicca ovviamente nelle gare da leggere. Sì, io settimana scorsa, e va detto, ho sbagliato il pronostico della Sampdoria. Il direttore invece più esperto e, come si direbbe, insomma, in amicizia, vecchio polpone rispetto a me, aveva detto attenzione alla Sampdoria, e io, preso, come dire, dall'entusiasmo di gioventù, ho Detto pronosticato no, una Milan, vittoria del Milan. Milan. Ho stima di Ranieri, questa è la verità. Ed era molto vicino a Al di là vincere, tra l'altro. dei giocatori che ha, che non sono così malvagi, ma ho stima nella modalità in cui Ranieri gioca. Ranieri, sentivo oggi che parlava Bucciantini di Ranieri e ha fatto un'analisi che io condivido pienamente. È forse l'unico allenatore in Italia in questo momento che riesce nel corso di una partita a cambiare la sua squadra più volte, adattandola agli avversari e magari trovando il punto debole dell'avversario per colpirlo. Esatto, Scusa, perfetto, no, ma no, quello che fa male al no, Napoli, è insomma. purtroppo sì, è una partita difficile, lo Partita dico, difficile, come sì. tra l'altro è stata anche quella dell'andata, insomma, dove la Certo, Sampdoria andò anche in vantaggio con Yankto e poi venne ribaltata da Napoli. Una partita non facile, questo indipendentemente dal pareggio visto a Milano, dove la Sampdoria era anche molto vicina a vincere. In realtà è una squadra compatta. Per la persona Claudio Ranieri credo ci sia veramente poco da dire, poco da commentare. Da un punto di vista calcistico, lui ogni anno fa quello che può con le squadre che gli vengono messi a disposizione. Sarebbe un peccato perderlo per il campionato. Si vocifera, insomma, in queste ore che possa separarsi dalla Sampdoria al termine della stagione.
è un allenatore che comunque sa far giocare bene le sue squadre, un allenatore molto molto intelligente, dalla grandissima esperienza. Una partita non facile questa per il Napoli, ma questo francamente l'avrei detto anche indipendentemente dal pareggio. Insomma, se anche la Sampdoria avesse perso a Milano, andare a Genova, un campo comunque storicamente non semplice per il Napoli, insomma, sarebbe stato difficile ugualmente, come lo sarà indubbiamente domenica. Ma le voci che hai raccolto lo inseriscono nella lista dei papabili. Non è i 27 nomi che circolano in questi giorni del Napoli, no, nonostante sarebbe un ritorno. No, io non so niente, però devo dire una cosa, che quando... c'è un allenatore che va via, forse... No, quando De Laurentiis... si capì che avrebbe cambiato Donadoni all'epoca. Io pensavo che prendesse Ranieri, perché so che si conoscono, insomma, che c'ha stima, da quello che so io, il presidente del tecnico, e quindi so che forse un discorso fu anche fatto in quel periodo. Adesso non lo so, ma insomma, nel marasma delle voci che abbiamo sentite, se poi dovessimo pensare di prendere un allenatore esperto al quale affidare una squadra parzialmente rinnovata, perché il Napoli non ha bisogno, dal mio punto di vista, di fare grandi. Il Napoli deve mandare via quei giocatori, cioè dare opportunità a quei giocatori che ormai ritengono di aver chiuso la loro avventura napoletana, di andarla a continuare da altre parti, possibilmente guadagnando, facendo entrare nelle casse i giusti corrispettivi. E quindi potrei fare anche i nomi, ma lascio perdere, di quelli che io manderei via subito. Poi li faremo nelle prossime puntate. E poi a quel punto lì sostituirli con 4-5 giovani. Faccio questo discorso perché qualcuno ha fatto caso che Ranieri fa giocare Ramirez pochi minuti. Un giocatore, quando si parla di qualità in questo paese, si parla di qualità nel calcio, non si comprende fino in fondo qual è la qualità che il tecnico dovrebbe ricercare nei propri giocatori. La qualità fisica, la qualità tecnica, la qualità caratteriale, la qualità nella perseveranza degli allenamenti. Qual è? Qualità. Ora, io credo che Ranieri sia uno di quegli allenatori che privilegia diciamo, questi fattori che siano presenti un po' tutti, nel senso che se un giocatore non si allena bene, ha una qualità tecnica importante, ma non la riesce ad applicare, lui lo fa giocare, ma lo fa giocare un quarto d'ora. E io questo che farei con tutti, perché forse meglio un cavallo zoppo, cioè un asino zoppo, che un cavallo che non corre. Beh, la disciplina è sempre molto importante anche nel calcio, anche nella gestione dei giovani, ma anche dei campioni. Intanto divertiamoci, leggiamoci la 30ª giornata del nostro campionato di Serie A. Ovviamente vi scomoderò per un po' di pronostici. Iniziamo subito con Spezia Crotone, Parma Milan, Udinese Torino, Inter Cagliari, Verona Lazio, Juventus Genoa, Sampdoria Napoli, Roma Bologna, Fiorentina Atalanta, e si chiude con Benevento Sassuolo. Attenzione a Parma Milan e Fiorentina Atalanta. Sono due partite che non sono così scontate come potrebbe sembrare. Anche io dico Parma. Mentre invece è una gatta da pelare dura per il Benevento e il Sassuolo. Sì. Perché il Sassuolo è una squadra che anche in questo caso ha un allenatore che da faccio un riferimento. Quando vedevo giocare De Zerbi mi sembrava di vedere giocare Allegri. Allegri io l'ho visto giocare a Napoli e anche a Pescara. Sono quei classici giocatori di grande qualità che però fanno correre gli altri. Loro corrono poco. Quando poi diventano allenatori questi qua, siccome si ricordano di come correvano poco loro, fanno correre i giocatori. E infatti De Zerbi ha una squadra che corre molto. Una squadra che corre molto, una squadra che, nonostante lui, per esempio, abbiano rinunziato ai tre nazionali volutamente per evitare contagi, ha fatto la sua bella figura. Ha fatto giocare quest'anno addirittura dei 2002, penso addirittura un 2003. Quindi, insomma, è un allenatore che pensa soprattutto a mandare in campo la miglior squadra,
che ha in quel momento. E allora il Benevento dovrà stare attento perché è una partita complicata, complessa. Ecco, Franci, ti chiedo proprio di Benevento Sassuolo, visto che è stata nominata dal direttore anche di Fiorentina Atalanta. Beh, sì, sono due belle partite, secondo me, tra Benevento in particolare deve cercare. È stato un peccato non vincere contro il Parma per i Sanniti, perché sarebbe stato, come abbiamo detto anche a Sport 91 Live, sarebbe stati 6 punti e non 3, visto che ottenuti contro una diretta concorrente. L'analisi del direttore è molto chiara, il Sassuolo è una squadra che insomma gioca bene, con la Roma è riuscita a strappare un punto, ha perso a Milano, però insomma si può perdere a Milano contro l'Inter quest'anno, quindi è comprensibile, anzi si può perdere tutti gli anni. Il Benevento però, che paradossalmente a volte gioca meglio fuori dal Vigorito che all'interno delle mura amiche, credo che anche un pareggio possa essere molto utile per la squadra di Inzaghi per poter proseguire naturalmente nell'obiettivo salvezza. Fiorentina-Atalanta, qui in realtà se pronostico la Juve terza, per l'Atalanta ci può essere qualche difficoltà. L'Atalanta gioca un grandissimo calcio, gioca bene, la Fiorentina deve comunque ancora guadagnare la salvezza, insomma non c'è ancora tutto in gioco. Può essere una partita molto molto entusiasmante, credo che segneranno entrambe perché comunque le difese non sono il punto forte, ma insomma a mio avviso alla fine potrebbe farcela proprio la squadra di Gasperini. Sì, quella è una partita oppure che... X per il bene, no, del Benevento. No, ma quella è una partita che può finire anche 3-0, sì, 4-0, sì, 5-0, però certo. Insomma sono partite che hanno già in partenza una connotazione di partite sottili, sì, cioè sì, nel senso che l'episodio iniziale può certo stravolgere l'andamento. Per quanto riguarda il Benevento, e hai ragione quando tu dici sembra che gioca d'altra parte, ha vinto più fuori casa che in casa, ma no, siccome non c'è l'apporto del pubblico, non è che conta il fattore campo, è che è come se Inzaghi, che è bravo, in casa volesse fare di più. E allora schiera la sua squadra in un modo dove cerca di imporre il suo gioco. Nel momento in cui il Benevento si chiude di più, cioè cerca di approfittare dell'errore avversario e di farne meno lui, la squadra riesce a fare più risultato. È vero, non è il miglior gioco possibile quello di chiudersi, però mi domando, meglio restare in Serie A facendo magari qualche partita un po' più chiusa delle altre, oppure giocare, avere i complimenti e l'anno prossimo ritrovarsi in Serie B? Risposta diciamo abbastanza scontata, insomma, sì, certo. Assolutamente un discorso che non fa una piega. Ultima domanda sulla Roma, Roma che ha dato segnali molto positivi ovviamente dall'Europa League, sarà impegnata in questa gara contro il Bologna. Sì, la Roma ieri ha giocato bene contro l'Ajax, una squadra sicuramente non facile, viene da una stagione complessa purtroppo per l'Ajax, perché a mio avviso la sportività è sempre come dire fondamentale come valore, non aver inserito un giocatore come Haller, una disattenzione dirigenziale molto grave, però riuscire a vincere alla Johan Cruyff Arena in un ambiente certamente non caratterizzato dalla presenza del pubblico, che tra l'altro, piccola parentesi, riaprirà per la partita di questa settimana dell'Ajax in campionato e cercheranno anche tre nuovi raccattapalle, perché quello che esatto, è successo ieri non è grave, piaciuto. Molto grave. Certo è, ma qui insomma anche Calafiori non ha fatto nulla per giocare, però il gesto del raccattapalle è stato insomma davvero rivedibile. Tornando alla domanda, la Roma deve comunque continuare, perché insomma poter vincere l'Europa League è complicato. Nel caso di passaggio contro l'Ajax c'è il Manchester United, a meno di ribaltoni del Granada che francamente non mi sento di poter prevedere. Quindi l'obiettivo della Roma non solo è di ottenere un trofeo importante, ma di magari riuscire a ottenere la qualificazione in Champions in questo modo, perché insomma i recenti risultati in campionato rendono più difficile l'accesso alla cosiddetta Coppa dalle Grandi Orecchie tramite il campionato. Per quanto riguarda la partita di questo fine settimana, credo che insomma la Roma possa fare agevolmente risultato, ma la squadra di Fonseca mi e ci ha smentiti insomma in alcuni frangenti. Con le squadre forti va un po' più in difficoltà, con le piccole invece sembra andare abbastanza agevolmente. Il Bologna ha una posizione in classifica più tranquilla,
quindi insomma può andare secondo me anche un po' più tra virgolette disinvolta a giocarsi questa partita, però credo che alla fine la Roma riuscirà a vincere questa Europa League. Capovolgo il discorso, ecco, quello fatto prima, cioè Fonseca è un allenatore che fa giocare le squadre in una maniera europea, dove si gioca. Sì. Allora, in campionato italiano, lui quando incontra le grandi squadre, che sono molto speculative in Italia, trova delle difficoltà. Invece in Europa, se lui viene affrontato come abituato, lui la squadra funziona e funziona come bene. Come è successo ieri, direttore. Ieri è successo che la Roma, pur perdendo a un certo punto Spinazzola, che sembrava l'uomo in più ieri, non è cambiato nulla. Ha continuato a giocare, anzi forse ha giocato anche meglio. Il che vuol dire che è un allenatore, Paolo Fonseca, che ha uno sguardo e fa svolgere alla sua squadra un gioco sicuramente più internazionale. Non a caso è l'unica squadra ancora italiana che gioca in Europa. Mentre invece grandi formazioni, grandi rose, faccio un esempio per tutte, non per parlare sempre della Juventus, parlo dell'Inter, esatto. Come l'Inter è uscita addirittura al girone. Quindi questo la dice lunga sul fatto che il calcio italiano si debba dare una forte regolata. Cioè le grandi squadre devono tornare a fare le grandi squadre. Io ho avuto la fortuna di vedere le squadre del Milan e Inter del 62, 63, 64, 65, parlo di Rocco, di Elenio Herrera, che facevano anche calcio particolare, la stessa Juventus di Trapattoni, che si diceva che fossero squadre catenacciare, erano squadre che andavano in gol con una facilità estrema. Avevamo dei grandi giocatori, è vero, ma si andava in gol perché c'era un concetto di gioco che oggi non c'è più, la verticalizzazione, questo gioco laterale, questo gioco che parte dalla difesa, è un gioco che non rende. Se gli allenatori italiani continueranno a pensare di impostare le loro squadre in questo modo qua, in Europa le squadre italiane non faranno. Faccio l'ultima osservazione, la nazionale di Mancini non gioca così, quindi gioca molto più verticale, vuol dire che quella è la strada. È la strada giusta e lo speriamo assolutamente. Noi siamo in chiusura, grazie mille a Giovanni Gaudiano. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Francesco con il quale è sempre un piacere dialogare. Grazie mille Francesco Vassura, grazie. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti. Ci rivediamo ovviamente su questi schermi anche con i tuoi appuntamenti, il tavolo della domenica, quindi restate ovviamente in contatto con tutte le news dal mondo teleprima anche per le nostre produzioni condotte da Francesco. Grazie mille a voi che ci avete seguito anche in questo venerdì, soprattutto buon weekend, buon calcio e buona serata. Alla prossima.